Lecce prosegue la propria preparazione, continuando a lavorare sul comunale di Squinzano. I giallorossi si sono ritrovati stamane per sostenere una singola seduta in vista del prossimo incontro con la Versa Marmanna. Intanto per i salentini ha parlato l'attaccante Davide Moscardelli. Il centravanti ex Schio e Bologna, a seco da 2 giornate dopo aver siglato 3 reti di fila, spera di poter ritrovare al più presto la gioia personale, ma specifica qual è precisamente il suo obiettivo minimo, ovvero raggiungere la doppia cifra. Quindi poi sono riuscito ad andare in gol per 3 volte di seguito, quindi soltanto nei meccanismi dei due compagni, e quindi spero di entrare almeno in doppia cifra, quello mi sembra di essere il minimo. Alla domanda che differenza c'è tra la Serie A e la Lega Pro, risponde. Ma beh, le differenze sicuramente ci sono, poi come ho detto magari le prime partite con il fatto di giocare nel Lecce con tutte le squadre hanno un occhio di riguardo, anche e soprattutto su di me, c'era questo e magari i ritmi sono anche più veloci, sono molto più aggressive le squadre, magari c'è quel momento che riesce anche a giocare più la palla perché si chiudono gli spazi e tatticamente, fisicamente magari riescono a chiudere per la forza fisica che hanno e la velocità. Quindi quello sicuramente. Dal prossimo avversario, la Versa Marmanna non si fida e Moscardelli ha la ricetta giusta. Calma, sangue freddo e pazienza nel cercare di sbloccare il risultato. Ma non è quello di non avere troppa fretta a sbloccare subito il risultato perché magari ti puoi scoprire troppo e mentre poi magari nel secondo tempo cercare di dare quella spinta in più, magari l'avversario è un po' più stanco perché deve correre di più perché noi abbiamo lo stesso palla. Infine, domani il nuovo allenamento, occasione in cui Mister Lerda spera di ritrovare uno degli elementi più preziosi del proprio organico. Alessandro Carrozza, ancora a riposo, alle prese con un brutto attacco influenzale.